tutti. Essere solidale con noi, starci vicino e giorno per giorno, appunto, dimostrandoci la tua fiducia, ci aiuti a vivere con coerenza il nostro battesimo, perché la nostra vita sia vissuta con coerenza, chiediamo l'aiuto al Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e non ci debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, per il Figlio del Spirito di Dio. Facciamo un canto in onore di Cristo crocifisso. Qual è stata la sua grande passione?
ce lo dice attraverso questo santissimo crocifisso che noi veniamo qui. La sua passione è l'amore per l'umanità, è essersi inteso su quella croce per offrire la vita e la salvezza di tutta l'umanità, compresi noi oggi, che qui stiamo camminando insieme a lui. E allora vogliamo chiedere la grazia al Cristo crocifisso che dalla sua ferita del costato ci ha donato il fiume della misericordia nel sangue e nell'acqua, di passare anche a noi la gioia di essere uomini e donne di misericordia che amano lui, il Signore, e che amano il prossimo, ciascun fratello, ciascuna sorella che incontrano sul proprio cammino. Acclamiamo Cristo, Re dell'universo, che prima di tutte le cose, che è prima di tutte le cose e in cui tutto sussiste. E diciamo con fede, Signore, venga il tuo regno. Signore, venga il tuo regno. Cristo, il nostro Re e Pastore, raduna il tuo greggio da ogni parte della terra, guida ogni pascoli della verità e della vita. Signore, venga il tuo regno. Cristo, il nostro Capo e Salvatore, rinnova e santifica il tuo popolo, accolse i deboli, raccoglie i dispersi, richiama gli increduli all'unità della fede. Signore, venga il tuo regno. Cristo, giudice del mondo, prendici accanto a quando consegnerai il tuo regno nelle mani del Padre, donaci l'eredità eterna preparata per noi fin dalla fondazione del mondo. Cristo, Signore, venga il tuo regno. Re di pace, infrangi gli ordigni e le trame della guerra, fa che tutti gli uomini conoscano un'era di giustizia e di pace. Signore, venga il tuo regno. Cristo, erede di tutte le genti, fa che l'umanità, mossa dallo Spirito Santo, si raccoglie nella tua Chiesa, tutta la terra ti riconosca come sovrano e Signore. Signore, venga il tuo regno. Cristo, inizia di coloro che si risvegliano dal sonno della morte, accogli i nostri fratelli defunti nella gloria del tuo regno. Signore, venga il tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
questo secondo canto. Signore, perché tutti credono che
siano uniti a Gesù nella croce e nella speranza della resurrezione. Preghiamo. Per la croce del tuo figlio, salvaci, Signore. Perché impariamo dal Signore Gesù a non vivere per noi stessi, ma per lui e per i fratelli, accettando di diventare umili e obbedienti. Preghiamo. Per la croce del tuo figlio, salvaci, Signore. Perché Cristo, la tua divinità, accolga le sofferenze dei nostri fratelli del piccolo terremoto. Che la parte nostra ci sia solidarietà, non soltanto per l'emozione che passa, ma perché il nostro cuore si apra sempre più a tutti i nostri fratelli nelle necessità, sia materiali che spirituali. Preghiamo. Croce del tuo figlio, salvaci, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo regno, Gesù. I secoli dei secoli, amen. Volavano nel cielo
A un certo punto hanno ricordato uno dei loro compagni che aveva il petto tutto rosso. E allora cominciavo a prendere in giro perché non era ben punito nero. E questo passerotto ha raccontato di aver volato vicino alla processione del Venerdì Santo e di aver visto che un uomo inchiodato ad una croce portava una corona piena di spine che facevano sanguinare il suo capo. Allora il passerotto si è avvicinato e si è posato su quel crocifisso e ha pensato di cercare di sollevare il dolore di quell'uomo e con il suo becco ha cominciato a togliere una ad una tutte le spine della corona, soltanto che facendo questo servizio si è macchiato tutto il petto di sangue, del sangue di Gesù. Il passerotto era diventato un pettirosso. Chiediamo la grazia anche noi di poter diventare pettirossi per il Signore, cioè persone, uomini e donne, che sanno alleviare le sofferenze dei propri fratelli, delle proprie sorelle, che sanno essere misericordiosi, che sanno vivere le opere di misericordia corporale e spirituale, che sanno donare amore, così come il Signore Gesù ci ha insegnato con il suo esempio. Ma liberaci dal male,
Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di secoli dei secoli. Amen. risponderemo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché la famiglia sia salvaguardata e difesa, preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché nelle famiglie non si soffra più a motivo della guerra, preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché le famiglie sentano il bisogno di annunciare alle persone di altri paesi e culture che sono donne perché ancora non conoscono Cristo, preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché le famiglie formate sul lavoro vengono
pienamente il rispetto, la stima e la fiducia in tutti, prega. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché in ogni famiglia regni quella pace che è gioia, che è collaborazione tra tutti, prega. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Perché in ogni famiglia dovrà almeno si impegnano a portare sempre prima di pace e di fiducia verso la verità, preghiamo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Salve a tua regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te imploriamo, Cristo figliolo, a te sospiriamo, gente pungente in questa valle di lacrime, or su dunque orca nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci il gioco questo Signore Gesù, il frutto del tuo seno, o corrente, o dolce Gesù Maria. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie a oggi il nostro Padre quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci ingiungi in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, e nei secoli dei secoli. Amen. Guardare ancora a lui, ricordiamoci averti.
braccia allargate su quella croce. Con quelle mani e quei piedi inchiodati, per ricordarci che noi dobbiamo sempre tenere fisso lo sguardo su di lui e quindi sui nostri fratelli e sulle nostre sorelle, mantenendo i piedi per terra e quelle braccia aperte che ci ricordano che ogni volta che noi ci accorgiamo di non essere stati misericordiosi e ritorniamo a lui con cuore pentito per chiedergli perdono nel sacramento della riconciliazione, ci attende con quelle braccia aperte per abbracciarci come il Padre misericordioso ha abbracciato il figlio prodigo che è tornato dopo aver sperperato tutto. E ci ridona in quell'abbraccio la possibilità di fare ancora, di far diventare ancora santa la nostra vita, di fare ancora il nostro cammino, il cammino di veri cristiani, di veri discepoli e discepoli del Signore, di uomini e di donne di misericordia. Personalmente, ricordando che Cristo ci lascia liberi non solo, ma ogni giorno appunto ci responsabilizza, cosciente perché andiamo ad essere consapevoli e coscienti di quello che facciamo, non vivere alla giornata e non vivere nel branco, ma sapere veramente collaborare con Cristo nel portare sì la croce, ma anche la tanta gratificazione che ci viene dal bene che compiamo. Per questo preghiamo insieme dicendo: aiutaci, o Signore. Perché chi aiuta i poveri perseveri nonostante l'ingratitudine, preghiamo. Perché chi fa del volontariato sia sempre guidato dallo Spirito Santo, preghiamo. Perché chi aiuta il prossimo non sia l'eccezione, ma la regola che contraddistingue il nostro tempo, preghiamo. Perché non sappiamo il prossimo, thank you.
Thank you.
Ave Maria.